Dai, facciamo sta attraversata a St. Louis e poi andiamo tutti a Nanna. Madonna, quanto detesto sta biscia blu sopra la testa, non la sopporto. Poi ondeggia tutta, come cavolo fai a capire da che parte devi curvare? Vabbè. Andiamo. Si accettano scommesse, secondo voi quanto tempo ci mettiamo ad arrivare a St. Louis? 5 minuti? 10? Scrivetelo. Chiaramente poi se io mi incastro è anche peggio. Scrivetelo e lo vedremo. Nel frattempo, per renderci. Ah, quello era l'assalto, scusate. Appunto, per renderci più divertente la traversata, ci introducono anche questi minigame. Non lo faccio, non lo faccio, scusate. Sette, otto minuti, dice. Morgher chiede di accostare che devo fare pipì. Guarda, Morgher, appena trovo un autogrill, accosto. Cos'è questa mappa, questa roba dorata che lampeggia? Perché? Cosa significa? Ah, un radar. È già quello dell'inizio missione. E adesso cosa scoprirò? Cosa c'è qua? Perché mi si sta spostando attorno questa roba, questa traccia verde? You need to find all parts in Midwest to obtain this kit. Hot Rod. Ah, qui ci sono eccolo qui, kit Hot Rod. Ah, carina la cosa, quindi se si esplora la mappa di gioco si trovano dei punti segreti, 1 su 20, miseria. Ah, interessante, questo spingerà molto l'esplorazione della gente. Ok, ho capito perché hanno messo la striscia blu, perché quando si va fuori strada è l'unica cosa che si può seguire. Se fosse disegnata per terra, nei campi di Gran Turco non si vedrebbe. Adesso ha senso. Questa freccia cosa vorrà dire? Drive fast and stay on the road. Sto capendo la grafica cosa mi voglia dire. Ah, sono i moltiplicatori. Vabbè, ho vinto un argento, non ho capito bene come. Ho vinto un cambio dorato, no, argenteo. Bonus al freno. Equipaggiamocela. Credo che quelli impallinati che vorranno avere tutte le parti dorate avranno di che grindare qua dentro. Questo che devo. Naturalmente smash the target col counter e passa a treno in questo momento, ovvio.
Non è facile stare con una macchina stradale fuori strada e centrare questi obiettivi e tenere anche una velocità adeguata e parlare e commentare in diretta. È un mondo difficile. Ho saltato due porte. Vabbè, qui mi ha fatto cagare. E nel frattempo, ridendo e scherzando, tra una prova e l'altra, stiamo già viaggiando da un bel po' in direzione St. Louis. E allè. La domanda è quanto manca ancora, perché mi sono già un po' stancato di tutto questo tragitto. Una curva è già qualcosa. Ma sti conetti in mezzo alla strada, fatemi capire bene cosa servono. Cosa sono? Altre prove? Green Up è una cittadina idilliaca nel southeast di Chicago che è stata formalmente creata nel 1818. Statistiche, tutte total visit di recente. Close. Cosa sono? Ah, è così, dei punti di interesse. Vabbè. No, non c'ho di fare la prova speciale, non mi stressare. Speriamo non ci sia il paper win. E perché mai dovrebbe esserci il paper win? Ah, stava lampeggiando una cosa rossa nel frattempo, scusate. Ma cosa troveremo? Un'altra parte? Eccola qua. Chi è questo? Un cinghiale? C'è anche una fauna in questo gioco. Questi sono i radar che ci sbloccheranno altre missioni. Ecco come funziona. E qui scopriamo quindi la zona, i circondari e altre missioni. Bene. Ah, cioè, ragazzi, abbiamo fatto metà strada, eh? Cioè, parliamone. Quante tonnellate di missioni ci sono, ragazzi? Ui. Ognuno che dà soldi, esperienza, impact, vabbè. Ecco, qui si può dire quello che si dice in solito value for money, cioè credo che chi prenderà questo gioco avrà di che giocare per secoli. Sarebbe anche interessante avere una compagnia di amici. Ecco, una bella compagnia di amici potrebbe essere anche molto più divertente. Quanto al modello di guida, stavo dicendo, mi ci sono quasi abituato e ho fatto un bel frontale, perché bisogna sempre essere sbertucciati dal destino. Allora, questo ad esempio. No. Mi sembra, ragazzi, che devo metterci 5 minuti ad arrivare a St. Louis, è molto più lunga.
Chissà a livello di mercato quanti. Cioè questa nicchia dei giochi free roaming macchine. Che numeri darà a Ubisoft? Mi auguro chiaramente superiore a quelli di Need for Speed World, visto come è andato, ma. Però la domanda è quanta gente fuori ha detto no, ragazzi, c'è bisogno di questo gioco sul mercato. È abbastanza particolare. Però comunque va dato Ubisoft che non solo crea nuove IP, ma prova anche nuove idee, oltre chiaramente che portare avanti i marchi noti e consolidati. Non hanno paura a mettersi in gioco. Vediamo la mappa cosa ci dice. Sì, vorrei anche vederla la mappa, grazie. Ok, è diventata arancione, segno che ci stiamo avvicinando a qualcosa. Il beep si fa sempre più intenso, verde. Cosa staremo per scoprire? Un albero, perfetto. Madonna santa, guidare con questa macchina su questo terreno tra gli alberi è proibitivo. No, l'ho passato. Cosa c'è da queste parti? Cosa si nasconde? Ecco qua. Abbiamo scoperto la seconda parte del kit. Questa nostra striscia blu, come vedete, quello che vi dicevo, ci è senz'altro più utile così che non disegnata a terra. E ci guida fuori dal bosco. Sai che calcolare l'intelligenza artificiale di questa striscia, nel senso come si genera e come ci guida calcolando gli ostacoli anche nel mezzo e nel fitto della foresta. Chissà come funziona. Ecco, sugli impatti che sto facendo adesso apposta. Cos'è sta prova? San Luis Station, enter. Beh, certo che se pensate quanto ci abbia messo ad arrivare da Chicago a San Luis e guardate quanto è estesa la mappa, direi che di strada ce n'è da fare. Dove mi sto andando a infilare, peraltro? Devo vedere se riesco a passare di qua. Sì, ci riesco. Ah, la riga blu, parlavamo giusto di come veniva generata e questa volta fallisce clamorosamente. Oddio, clamorosamente no, di qualche metro, dai. Allora, arriviamo a destinazione, su. No, dove devo andare? Dove mi sta portando? Qua, ok.
Ci siamo quasi. Ho vinto 7 dollari senza sapere perché. Eccoci arrivati. Ammazza che vasca che abbiamo fatto, ragazzi. Va bene ragazzi, direi che ci siamo, con questo possiamo anche chiudere qua la nostra diretta, un'idea del gioco ce la siamo fatta e come, in questo perso il conto di quanto abbiamo fatto in diretta, ma tanto, e niente, direi che l'appuntamento è fissato già domani, dovremo fare altre dirette qui sul nostro canale Twitch, iscrivetevi al nostro canale Twitch se non l'avete ancora fatto, Birbantelli. E così ogni volta che andremo in onda con un filmato vi arriva la mail e se abbiamo se avete installata l'app sui vostri smartphone vi arriva la notifica anche sui vostri smartphone, ci potete seguire persino in mobilità, pensate un po' che bello. E niente, insomma, il gioco è interessante, ha delle cose da sistemare, appunto come si notava prima, le collisioni, un po' la fisica, il modello di guida che non è forse un pelino troppo arcade, però abbiamo appena modificato la macchina, bisogna poi vedere quando si mettono tutte le modifiche, l'assetto spinto, cosa cambia. E però sembra che ci sia veramente una marea incredibile di contenuti, potrebbe essere molto interessante. Voi mi ringraziate per lo streaming, io vi ringrazio per avermi seguito in questa serata solitaria qua a casa e basta ragazzi, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, ciao ciao!